Auditorium della Conciliazione, sta per salire sul palco Giorgia Meloni, è il secondo appuntamento politico a cui partecipa da quando è Presidente del Consiglio. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Ha visto un po' il dibattito innescato dalle parole del sottosegretario Del Mastro, dell'onorevole Donzelli, contro il PD. Più che altro l'opposizione che alzano un pochino i toni. C'è stata una lettera della Meloni. Poi non ho vista, se l'ho avuto da fare non ho potuto vedere. Questo invito che ha fatto la Premier a moderare i toni anche all'interno del vostro partito sarà recepito? Sicuramente. Ma non crede che parole come quelle del sottosegretario Del Mastro, che dice i deputati del PD si sono inchinati ai boss, non fa che alimentare di nuovo questa polemica? Queste parole sono state dette parecchio prima che venisse fuori l'appello, che fosse comunicato l'appello del presidente Meloni ad abbassare i toni. Chi ha alzato i toni per lei? Voi o il PD? Ma mi vuoi far fare polemica? No, chiedo, a giorni di distanza, una riflessione. Il problema non è la polemica, il problema è il terrorismo, questo è il problema. È quello che colpisce i nostri diplomatici, le nostre forze dell'ordine con manifestazioni illegali. Noi chiediamo cortesemente di riempire tutti i posti liberi, grazie. Evento iniziato da 30 minuti, in prima fila c'è il ministro Crosetto e il candidato Rocca, tra loro una sedia vuota perché la Premier Meloni non è ancora arrivata. La chiamo? Allora, signore e signori, chiediamo semplicemente con il nome. Forza. Vado al massimo. Nell'auditorium dove 10 anni fa nacque Fratelli d'Italia, Meloni ripercorre i primi 100 giorni di governo, partendo dal primo decreto, quello anti-rave. Non volete che la gente si diverta? Non volete che in Italia si balli? Non volete che si possa far ballare i ragazzi? Dal palco dell'evento del centrodestra per le regionali non viene mai citato il caso del Mastro Donzelli. Quest'ultimo siede in prima fila. Daremo a questa nazione una riforma della giustizia. Io che credo che lo Stato non debba trattare con la mafia, credo anche che lo Stato non debba trattare con chi lo minaccia. Adesso stiamo arrivando sul retro, vediamo se esce da qui la Premier Meloni, che non sembra intenzionata a rispondere a domande. Donzelli è su quest'auto per evitare i giornalisti. Il PD secondo lei ha fatto un inchino ai boss, come dice il sottosegretario Del Mastro? È il momento di che ognuno moderi le parole, che ognuno acquisisca il senso della responsabilità, che soprattutto l'essere parte del governo ci impone di rivestire e di portare sulle nostre spalle. Non è il momento di dividersi e di litigare. Ecco, di fronte agli attacchi che vengono non a un governo ma alle istituzioni, dovremmo dimostrare tutti di essere capaci di rappresentarle, ovunque che siamo parlamentari di opposizione, in maggioranza o membri del governo. Ehi, Giorgia!